Continuiamo a parlare della conferenza stampa di questa mattina del dopo giunta, perché sono state illustrate delle misure prese a favore delle giovani coppie per ridurre il disagio abitativo. Ne abbiamo parlato con l'assessore alla casa Paola Bulbarelli. Assessore Bulbarelli, oggi in giunta è stata annunciata una misura a sostegno delle giovani coppie. Sì, è una nuova importante azione che Regione Lombardia mette a disposizione delle giovani coppie che vogliono acquistare una casa. Sono 35 le banche che concorrono appunto a questo accordo tra Regione Lombardia ed ABI, un mutuo che appunto si metterà a disposizione delle giovani coppie che ne faranno domanda. Sono cambiati i requisiti. Adesso una coppia può dimostrare di avere 40 anni e 40.000 euro di ISEE, vuol dire che a 40 anni forse puoi vantare davvero un lavoro stabile e 40.000 di ISEE vuol dire che hai tu una forza economica per pagare le rate. Perciò speriamo che per le giovani coppie che vogliono acquistare una casa sia un'ulteriore azione positiva di Regione Lombardia. Di abitazioni, si è parlato anche in questi giorni a Mantova. Ieri lei proprio era presente con il ministro degli affari regionali Delrio, ha chiesto però delle garanzie sulla ripartizione dei fondi, soprattutto sui fondi europei. Esatto, siccome adesso è il governo che si deve muovere, attendiamo delle risposte fondamentali. Lo sblocco dei 37 milioni di euro messi a disposizione dal fondo europeo, che appunto di cui il territorio mantovano necessita come l'aria che respira, perché c'è bisogno di mettere mano vera alla ricostruzione. Abbiamo anche chiesto che la possibilità di usufruire di tecnici che lavorano sul territorio e che in Emilia ci sono, perché lì è prevista l'unione dei comuni, che invece purtroppo in Lombardia non c'è. Speriamo che veramente il ministro Delrio ci ha assicurato di dare una mossa al tutto e poi di adeguare quella che è la percentuale riconosciuta al territorio mantovano. Perciò dal 4% al 6,8% come deciso tra Maroni e Errani, però adesso le cose devono essere messe in pratica ed è il governo che deve dire che ha l'ultima parola. Qual è il monitoraggio della situazione sia delle case ma anche delle aziende colpite a un anno di distanza? La situazione è ancora difficoltosa, però Regione Lombardia nell'immediatezza dell'emergenza è stata fondamentale per dare delle risposte concrete. A oggi ci siamo già mossi verso azioni molto positive. Con il mio assessorato abbiamo messo a disposizione 900.000 euro come sostegno affitto alle persone che appunto nel territorio mantovano abitano in case d'affitto, ma non solo, perché con gli assessorati congiunti e le camere di commercio, tutte le domande delle piccole e medie imprese sono state evase, vale a dire 8 milioni e 700 mila euro a disposizione sul territorio mantovano per le imprese che ne hanno bisogno. Teniamo anche conto che i bambini e i ragazzi che appunto vanno nelle scuole mantovane e della provincia mantovana e soprattutto nei 15 comuni del cratere, perciò quelli molto colpiti dal terremoto, non hanno mai perso un giorno di scuola, proprio per l'eccellente lavoro che Regione Lombardia ha saputo fare nella immediatezza della ricostruzione.